Benvenuti all'interno della fascia trading, siamo a Global Market, qui in studio abbiamo Pietro Alda Ricciati, Super Trading Online, che saluto, buongiorno Pietro. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora andiamo un attimino sul nostro future perché stiamo ritracciando anche in maniera importante rispetto all'avvio indeciso, terreno positivo che avevamo fatto da praticamente dalle 9 fino alle 10 di questa mattina, salvo poi 10, 10 e mezza fare un po' di lateralità e adesso 10 e mezza, 11 scendere anche in maniera importante, siamo sempre in terreno positivo perché comunque sia il nostro future continua a guadagnare e nella fattispecie guadagna allo 0,46%, però come potete ben vedere dal grafico, insomma, ci sono state 4-5 candele negative che hanno portato il nostro future dai 17.600 punti più o meno, poco sotto 17.570, agli attuali 17.470. Potrebbe essere un movimento anche abbastanza normale visto comunque sia il forte rush, il forte rally registrato ad inizio mattina, però rimaniamo sempre sul chi va là e vedremo come continuerà la giornata. Secondo te, Pietro Aldo? Ma nel pomeriggio ci sono effettivamente diversi dati. Le borse europee avevano aperto il rialzo, sicuramente sulla spinta del petrolio, il WTI abbiamo visto tornare sopra i $48, il Brent addirittura sopra i 49, siamo ai massimi da novembre 2015. Nel pomeriggio, come dicevamo, c'è attesa sicuramente per i dati americani. Prezzi al consumo, guadagni reali settimanali, licenze edilizie e apertura di nuovi cantieri del mese di aprile alle 14.30, alle 15.15 invece ci sarà la produzione industriale, l'utilizzo, capacità e produzione manifatturiera di aprile. Insomma, dati su... Tanta carne al fuoco, ci sono anche, i dati sul petrolio settimanali, sulle riserve di petrolio negli Stati Uniti, oltre al discorso di Williams e di Lockhart della Fed, quindi potrebbero darci qualche spunto in più riguardo la politica monetaria della Banca Centrale americana. In mattinata, dicevi tu, di un leggero ritracciamento dei listini, sicuramente hanno inciso i dati della Gran Bretagna sui prezzi del consumo, che sono stati inferiori alle attese. Vediamo che in aprile sono aumentati solo dell'1-2% su base annuale contro l'attese dell'1,5%. Diciamo che sicuramente per via della Brexit adesso la Gran Bretagna è un po' un'osservata speciale. A inizio anno sembrava che dalla Cina, sappiamo che nelle borse vanno tanto di moda i trend, a inizio anno sembrava che dalla Cina dipendessero le fortune o le sfortune del... Dipendevano a inizio anno. Sì, ad ogni starnuto della borsa di Shanghai c'era panico sulle borse globali. Beh, anche perché i dati macro insomma c'è campato per aria il panico generato ad inizio gennaio. No. C'erano dei dati macro non belli e insomma, infatti poi c'è stato un riassetto della Cina sulla crescita. Assolutamente, consumi, assolutamente. Poi è stato il caso del petrolio. Adesso diciamo il trend principale è quello sul caso Europa, il mix di Brexit, questione immigrati e crescente populismo, insomma, visto gli investitori come una possibile forza disgregante per il vecchio continente. Vediamo una forte correlazione adesso onestamente tra la valuta inglese e i titoli di Stato dei paesi periferici, o meglio tra la valuta inglese e le azioni delle banche soprattutto del sud Europa. È una correlazione che stabilisce un nesso diretto sui mercati finanziari appunto tra Gran Bretagna e Sud Europa, tra Gran Bretagna, tra Brexit e Italia. Diciamo che se la Gran Bretagna dovesse uscire dall'Unione Europea a giugno, a farne le spese maggiori, diciamo secondo il pensiero un attimino più diffuso tra gli economisti, sarebbero i paesi del Sud Europa. Questo perché ci sarebbe un timore crescente che se la Gran Bretagna uscisse dall'Unione Europea, l'Europa potrebbe sgretolarsi effettivamente, l'Unione Europea potrebbe sgretolarsi. Abbiamo nella stessa direzione altre problematiche che stanno spingendo, come quella dei migranti con i suoi effetti su Schengen. La Grecia. Esatto, il crescente anti-europeismo che vediamo in diverse correnti politiche. E le eventuali turbulenze sui mercati generate dalla Brexit potrebbero propagarsi non solo sulla sterlina, ma anche su Italia e Spagna soprattutto, che sono i paesi più vulnerabili agli shock all'interno certo, dell'Europa. Ed effettivamente in un contesto già molto teso in Europa, la Brexit sarebbe sicuramente uno shock in questo senso.
È chiaro che gli investitori internazionali, per prevenire questo rischio di uscita, sappiamo che adesso le previsioni sono attualmente per 50-50 per l'uscita della Gran Bretagna come probabilità. Adesso sono indotti a ridurre, gli investitori internazionali indotti a ridurre le esposizioni su questi paesi, giocando a ribasso sulle loro azioni e obbligazioni. Lo stanno facendo con i nostri titoli di Stato. Il differenziale Italia-Germania dall'11 marzo, giorno dopo l'annuncio del bazooka di Draghi, ad oggi è salito da 105 punti base a 135. Contemporaneamente la sterlina è comunque scesa. Questa correlazione di cui parlavo tra valuta inglese e spread è diventata ampiamente negativa. Se l'11 marzo era pari a zero, ora è negativa a zero, per 0,44. Questo significa che i due si muovono in direzioni opposte, sempre più a specchio proprio per questa correlazione. È anche vero che l'effetto Brexit sullo spread è comunque minimo, perché il mercato dei titoli di Stato è ormai protetto dalla BCE, lo sappiamo. Per questo gli investitori che vogliono vendere Sud Europa non lo fanno principalmente attraverso i titoli di Stato, ma lo fanno più che altro con le azioni delle banche che non sono coperte dalla BCE, proteggendosi o comunque speculando appunto dal discorso Brexit. Vendono la cosa più simile ai BTP, ossia le azioni delle banche italiane. 366-6282-858 se volete intervenire via SMS, noi siamo in diretta. Pausa e poi torniamo subito con Global Market. Allora, continuiamo comunque con la nostra discesa, 17.430 punti. C'è da dire che abbiamo appena toccato con giusto questa candela qua, a 5 minuti vi sto indicando, il livello, praticamente abbiamo ritracciato la rottura con cui la rottura della resistenza, in realtà siamo partiti già sopra questa resistenza che era posta più o meno intorno ai 17.395 punti, facciamo il 17.400 come soglia psicologica, eravamo partiti a rialzo, ora l'abbiamo ritracciata, in realtà l'abbiamo appena toccata, però sembrerebbe ancora intenzionato a testarla nuovamente e magari, perché no, a ripartire a rialzo verso 17.550 e o 17.600. Comunque vedremo come si comporterà il mercato. Istat, spesa famiglie più 1,4% nel 2016, dunque l'Istat si augura nelle sue previsioni o prevede, insomma, che ci possa essere un ritorno dei consumi delle famiglie italiane che potrebbe portare un PIL in aumento con anno su anno dell'1,1%. Pietro? Ci sta? Sì, speriamo. Sì, sicuramente dopo una... Sono anni ormai che diciamo siamo in una fase di crisi e post-crisi, iniziano a esserci i primi segnali di ripresa per quanto riguarda l'Italia, ma soprattutto per quanto riguarda l'Europa. Abbiamo visto un PIL dell'area euro comunque dare dei segnali di ripresa, abbiamo visto soprattutto dei buoni dati per la Germania, sicuramente un messaggio più ottimista delle attese. La stima finale per la zona euro ha effettivamente subito una marginale revisione a ribasso, ma si mostra comunque in accelerazione da 0,3% a 0,5% trimestre su trimestre e al di sopra comunque di quelle che erano le attese iniziali. E quello che è stato interessante da vedere, pur non essendo ancora disponibile il dettaglio delle componenti, è stato importante vedere la conferma del ruolo chiave della domanda interna, in particolare della spesa privata. Abbiamo visto segnali di ripresa anche per gli investimenti, soprattutto in Germania e in Francia. È vero, la dinamica positiva non è stellare per Francia e Italia, però abbiamo visto che la Germania e la Spagna sono stati in un'ottima espansione. La Germania più 0,7% su base trimestrale, siamo al massimo da un anno, spinta soprattutto dall'industria e dalle costruzioni. Anche è vero che qui ha giovato il clima mite, che si è tradotto in un incremento degli investimenti e si è accompagnata anche ad aumenti dei consumi sia per le famiglie che sia per il settore pubblico. Sappiamo che anche la crisi umanitaria, comunque dei migranti, ha sostenuto la spesa pubblica in Germania, ma non solo, in tutta c'è un telespettatore che mi segnala giusto adesso proprio sul DAX a 5 minuti un test e spalle rovesciate, magari commentiamolo insieme, dimmi anche tu se lo vedi, è un po' tirato però ci può stare effettivamente, tra l'altro
ha rotto la neckline qualche minuto fa e effettivamente ha sviluppato la figura che di solito, una volta rotta la neckline, si dovrebbe procedere della stessa ampiezza tra la neckline e la testa, quindi più o meno qua a occhio siamo, cosa siamo? 10.000 punti con un'altezza di 10.080, quindi un'ottantina di punti, e si dovrebbe già essere sviluppato, perché 10.020 contro un minimo di 9.950, più o meno, dunque dovrebbe già essersi sviluppata la figura. La vedi? Sì, assolutamente. Ci sta? Indubbiamente. Complimenti al nostro telespettatore. Indubbiamente la volatilità è molto alta, poi le analisi sicuramente sull'orario vediamo testa e spalle, è anche interessante la figura che si è formata sul 4 ore, ma anche sul daily. Vediamo che sostanzialmente sul daily la resistenza data dalla media mobile di breve periodo in area 10.100 punti, insomma, è stata effettivamente una resistenza e quindi ha rispedito poi in basso le quotazioni del DAX. Lo stesso sul 4 ore, c'è la media mobile di medio termine che sta fungendo veramente da perfetta resistenza dinamica, e attualmente l'indice tedesco non è riuscito a rompere con decisione questi livelli, nonostante i dati buoni di cui parlavamo. Probabilmente vedete poc'anzi. Anche il nostro mercato va di pari passo adesso con il DAX, che sta riprendendo un attimino fiato rispetto anche alle 4-5 candele negative che aveva appena registrato. Siamo ripartiti a rialzo sul DAX, perché teoricamente dovrebbe essersi sviluppata già la figura di testa e spalle, e ci potrebbe essere anche un ritorno sui 10.026 punti, che coincidono più o meno con un 17.550 del nostro mercato. Allora, un nostro telespettatore ci chiede che cosa dovrebbe accadere di concreto oltre ad Atlante, il fondo Atlante, perché gli investitori incominciano a ricomprare le banche italiane. Grazie da Paolo. Magari un alleggerimento dei non... Ne parlavo prima. Secondo me veramente adesso un po' il punto chiave, o comunque uno dei punti chiave, è questo della Brexit, dell'Inghilterra. Proprio per parlare di statistica... Però a prescindere, scusami, Brexit sicuramente, però penso che su di noi, sulle nostre banche, pesi di più i non performing loans, i crediti deteriorati. Indubbiamente dobbiamo valutare, però proprio per parlare di statistica, proprio per il discorso che facevo prima, su quanto si riflettano le paure di una disgregazione europea a seguito appunto di un'uscita della Gran Bretagna dall'Unione, pesa la correlazione che attualmente stiamo vedendo tra sterlina e azioni bancarie italiane. È cresciuta esponenzialmente negli ultimi mesi, era addirittura negativa ai primi di marzo e ora è arrivata a 0,35. Non è un valore elevatissimo, il massimo di questa scala chiaramente è 1, ma il trend è inequivocabile. È vero, come dicevi tu, che le banche italiane scendono in questo periodo per altri motivi, nessuno lo nega, ma in questo contesto già depresso di per sé, il rischio Brexit potrebbe avere un ruolo nell'esasperare le vendite in borsa, anzi ce l'ha sicuramente. Allora, mettiamola così, facciamo da contenti tutte e due. Sul breve barra medio c'è NPL, non performing loans, sul medio Brexit. Sì, che ormai non è neanche così lontano, effettivamente. No, sì, effettivamente, perché, insomma, è fra un mese, siamo 23 giugno. Siamo a giugno. Diciamo che questi trend comunque impattano tanto. Come dicevamo in passato, la Cina prima, in passato la correlazione tra listino cinese e borse europee era arrivata a picchi da 0,58. In marzo avevamo visto tra petrolio e borse, era arrivata a 0,80. Diciamo che sono tra virgolette mode, sono trend su cui gli investitori puntano, dato che non ci sono più le banche centrali a dettare chiaramente quelle che sono delle politiche, quindi dei trend per i grandi investitori. Diciamo che adesso i grandi investitori si muovono, diciamo, secondo dei paradigmi che si vanno a trovare. Prima era stata la Cina, a marzo era stato il petrolio, e adesso, diciamo, vediamo una forte correlazione tra azioni bancarie del sud Europa e sterlina. Allora, ora andiamo in pausa, ma giusto al nostro ritorno ti voglio stuzzicare sugli americani, un po' Standard & Poor's attualmente Standard & Poor's è sui 2066 punti. Abbiamo avuto ieri una giornata che ha rilanciato lo Standard & Poor's rispetto all'area di supporto posta intorno ai 2040 punti circa, e dopo la pausa mi dirai, Pietro Aldo, cosa ti aspetti per l'S&P 500 nella settimana. A dopo.
Allora, ieri l'S&P 500 si è fermato a 2066 punti, come detto un rimbalzo anche abbastanza importante rispetto all'area di supporto dei 2040, che se infranta poteva aprire una fase ribassista con i 2000, tondi come soglia di arrivo, secondo te Pietro Aldo Ricciati? Però insomma non ha rotto e quindi siamo ripartiti a rialzo e questa eventualità. Sì, diciamo che di fondo permane un minimo di debolezza di breve negli indici statunitensi, però l'S&P 500 conferma comunque la tenuta dell'importante area supportiva posta 2022-2033 in un contesto in cui la volatilità si mantiene comunque al di sotto dei massimi degli ultimi mesi. L'attenzione del mercato si focalizza sui nuovi dati macroeconomici, soprattutto sui risultati trimestrali. La decrescita media degli utili si è attestata al 7,6%, sostanzialmente in linea con le stime di consenso che indicano una flessione del 7,4%. Pesano soprattutto i comparti energia, finanziario, delle risorse di base, mentre abbiamo visto un apporto positivo dal telefonico, dal farmaceutico, dall'alimentare e in particolare dal settore auto. Per quanto riguarda poi in generale gli Stati Uniti, chiaramente qua pesano le scelte chiaramente della Fed. Abbiamo visto Williams settimana scorsa, venerdì sera, mercati chiusi, affermare che la Fed potrebbe alzare i tassi di interesse già a giugno e che 2/3 ritocchi entro l'anno hanno senso. Qua chiaramente dobbiamo sempre pesare le parole. Tuttavia, pur considerando che Williams è un autorevole membro della Fed, è assai probabile, abbiamo visto che le Wall Street insomma non ne sta tenendo un grande conto, come comunque ha sempre fatto per tutti gli altri consiglieri della banca centrale a parte Janet Yellen. Effettivamente, se la banca centrale prevede 2 rialzi entro l'anno, stando a sentire le parole di Williams, il mercato ne stima mezzo, 13 centesimi solo a dicembre. Diciamo che con un'economia prevista in crescita del 2,8% nel secondo trimestre, stando ai dati della Fed di Atlanta, con il titolo decennale che rende oggi 80 centesimi meno di fine anno e naviga poco sopra i livelli del 2012, quando comunque si era in pieno quantitative easing, il mercato pare sordo alle parole. La stessa Fed effettivamente l'ha abituata a non credere ai propri moniti. E pare anche cieco ai numeri, in questo senso che questi numeri che stavamo vedendo, ma sa benissimo che la Yellen e i suoi soci faranno di tutto per non affaticare la poco eccitante ripresa economica, per non destabilizzare le economie emergenti e soprattutto per propiziare le elezioni presidenziali dell'amministrazione democratica. Quindi insomma, come sappiamo, anche qui la politica sta giocando un fattore molto importante negli Stati Uniti. Difficile che la Fed appunto si avventuri in una politica monetaria restrittiva. Forse se dovesse salire l'inflazione, ma sappiamo che l'obiettivo della Fed insomma è molto alto, la potrebbero tollerare anche sopra il 2,5%. Quindi se tutto va bene è una questione di anni in questo senso e potremmo avere dei tassi bassi effettivamente ancora a lungo per queste questioni di cui discutevamo. Senti, domani arriva la Commissione Europea sui conti degli Stati membri, in particolare a noi ci interessano il giudizio che daranno sulla nostra legge di bilancio del 2016. Teoricamente non ci dovrebbero essere sorprese strane, dovrebbe essere promossa l'Italia con una flessibilità concessa circa pari allo 0,85 punti percentuali di PIL, 14 miliardi di euro. Speriamo anche qua, sì, non ci siano sorprese almeno. In Europa poi si sta giocando una partita anche molto politica, lo sappiamo ormai da anni tra le varie correnti. Effettivamente attualmente quello che sembrava un grande progetto unitario non si sta dimostrando tale, almeno a livello politico. Chiaramente speriamo che queste divisioni vengano presto superate, che si arrivi insomma a delle decisioni più... Fino ad adesso l'unica cosa che ci lega praticamente rispetto a tutto quanto è la moneta, poi esatto. Il resto non c'è più niente che ci lega. Esatto, speriamo che invece insomma si riesca ad avere insomma delle decisioni più,
più unitaria in questo senso. Forex, euro dollaro 1,1326, oramai sembra stabile intorno a quota 1,13, però in realtà in trading range da quasi un anno e mezzo praticamente, perché dall'inizio del 2015 che non superiamo, non abbiamo superato, a parte due sporadiche volte, ma che un po' lasciano il tempo che trovano, quota 1,1460, facciamo l'1,15 a rialzo, mentre a ribasso persiste il supporto di 1,05. Cosa potrà capitare secondo te, almeno a nostro giudizio, finché non ci saranno movimenti strani su tassi di interesse eccetera eccetera, sarà difficile che... Allora, sull'euro-dollaro sì, come dicevamo c'è questa attesa per quelle che sono le scelte delle banche centrali. Già in questa sede l'ho detto più e più volte, il cambio si sta muovendo ormai dall'ottobre 2015 in un canale moderatamente rialzista. Ha provato due settimane fa a sfondare a rialzo questo canale con la spike sopra 1,16, ma è stato assolutamente rimandato indietro, ha tenuto la resistenza statica in area 1,41,60. Attualmente il cambio, se andiamo a prendere un grafico daily, si è appoggiato sulla media mobile di medio termine e nella parte centrale, diciamo, di questo canale. È chiaro, per capire se tornerà a testare il ceiling di questo canale oppure proverà a tornare verso il floor, sicuramente saranno i dati a dare il movimento. Ce ne sono questa settimana, proprio parlavamo nel pomeriggio, alle 14.30 ci sarà negli Stati Uniti l'inflazione relativa, certo, al mese di aprile, alle 15.15 la produzione industriale del mese di aprile e soprattutto domani alle 20 verranno diffusi i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve. Quindi in questi due giorni potremo capire se il cambio tornerà a testare appunto area 1,16. Come dicevamo, è difficile, il mercato attualmente non prezza che non mezzo rialzo della Fed, sì, entro fine anno. È anche vero che però ci sono variabili che spingono lo stesso Williams verso 2/3 rialzi. Sarà interessante vedere soprattutto l'inflazione, perché è lì che si gioca la partita. Esatto, esatto, anche se, come dicevamo, insomma, la Fed può tollerare valori oltre il 2,5 in questo senso. Ripeto, certo, anche qui la politica, soprattutto per quanto riguarda le elezioni presidenziali di novembre, sta giocando un ruolo molto importante, ma anche per quanto riguarda poi tutto il discorso che comportano dei tassi bassi negli Stati Uniti e che comportano nei paesi emergenti. Avevamo già parlato in altre occasioni anche di questo. Allora, siamo in chiusura, Pietro. Abbiamo appuntamenti, eventi in calendario? C'è qualcosa? Sì, abbiamo un programma, un webinar molto interessante, giovedì 26 maggio alle 16, dalle 16 alle 17.30, un webinar gratuito con Renato De Carolis. Ah, certo. Con trading. Le Chinasci, lui, esatto, è uno specialista delle Chinasci. Trading live in tempo reale con le candele Chinasci in intraday su valutario, oro e petrolio, che insomma, come sappiamo, sono temi principali. Sono due delle asset class che stanno andando per la maggiore in questo inizio di 2016. Grazie mille Pietro Aldo Ricciati, Super Trading Online. Grazie a voi. Pausa e poi cominciamo con l'approfondimento legato al mondo delle obbligazioni.